Ragazzi, buon Gododay e bentornati in Cribbly su Project Playtime. Mamma mia, il godo. Sto registrando quelli che saranno, attenzione, gli ultimi due episodi di Project Playtime. Questo episodio qui, e se ho tempo registro anche il successivo, l'episodio 11 e l'episodio 12, che saranno, come dicevo prima, gli ultimi di Project Playtime. Per adesso mi spiego meglio. Per quando vedrete questo video sarà già successo tutto quello che vi sto per dire, perché sapete che il tempo è distorto nel Godoverse. Cosa intendo col tempo è distorto? Che in questo momento sul canale c'è un sondaggio per decidere la prossima serie horror sul canale dopo Poppy Playtime e Project Playtime. Perché, come vi spiegavo, Project Playtime mi è servito e io sono felicissimo che vi sia piaciuta come serie, sinceramente mi ha divertito anche a me, come cuscinetto proprio dopo Poppy Playtime, perché vi avevo detto che dopo Poppy Playtime avremmo iniziato una nuova serie horror, soprattutto una serie horror lunga, come le opzioni che vi ho messo, che mi avete consigliato voi in questi mesi. E io come cuscinetto ho usato Project Playtime proprio per cercare di essere pronto appunto per la prossima serie horror, no? Ho fatto il sondaggio, non so tuttora chi vincerà. Ci sono dei giochi simpatici che mi avete detto appunto in questi mesi. Ci sta Bendy and the Ink Machine, tutta la saga di Five Nights at Freddy, Dark Deception, quello lì forse è quello di cui so di meno di tutto, e poi Garden of Gabban, che dovrebbe essere tipo la parodia di Poppy Playtime, insomma, cose incredibili. Io non so chi ha vinto tuttora, perché il sondaggio dura almeno 10 giorni e probabilmente per quando voi vedrete questi ultimi due video di Project Playtime, la serie successiva a Poppy Playtime sarà già iniziata sul canale. Questi due ultimi episodi me li tengo come cuscinetto nelle settimane di buco, però sicuramente io concluderò la registrazione di Project Playtime almeno fino alla fase 4, perché effettivamente, ragazzi, abbiamo usato tante volte Kiwagi, Mammy Long Legs, oggi useremo Boxy Boo per la seconda volta e l'ultimo episodio sarà sullo specialista, così concludiamo proprio al bacio. Ovviamente non è finita, Project Playtime tornerà, ogni tanto qualche episodio lo potrei fare. Quando arriverà la fase 4 sarò tra i primi a portarlo, perché con Catanap, mostri nuovi, mappe nuove, magari tornerà a giocarci un po' di gente e torneranno minimo 10 episodi di Project Playtime. Però per adesso probabilmente questi ultimi due video che vedrete saranno gli ultimi di Project Playtime, almeno per un mesetto e mezzo, a meno che non esce subito la fase 4 appena inizio la serie horror nuove, allora sarebbe un problema, però speriamo di no. E quindi per festeggiare oggi riuseremo Boxy Boo per la seconda volta. Ovviamente sto reggendo sempre al solito orario sus, sperando di trovare qualcuno, e poi, come dicevo prima, concluderemo l'episodio 12 con lo specialista incredibile. Dureranno probabilmente un po' di meno questi due video, perché ho poco tempo e devo cercare di registrare due incredibili, perché la prossima volta che vengo qua devo registrare lo special e lo special super finale con i personaggi del Godoverse incredibile. Direi di preparare Boxy Boo e andiamo a mangiarci qualcuno, sperando bene, eh? Io mi attivo il timer incredibile, ecco la nostra Boxy Boo. Io metto sempre questa abilità qua e direi di andare, vai. Boxy Boo continua a dire che è quella che so usare di meno, quindi vediamo un po'. Però volevo avere almeno un secondo video con Boxy Boo. Il primo tra l'altro andò benissimo, mi parlo shorts del primo video con Boxy Boo, andò veramente bene, quindi GG per Boxy Boo. Allora, io direi di iniziare a divorare con la nostra adorata Boxy Boo, che non uso veramente tanto tempo, ragazzi, perché Akiwagi l'ho usato tanto, Mammy Long Legs pure, ma Boxy Boo è la seconda volta che la uso in assoluto, quindi GG, andiamo. Io vorrei imparare a fare il salto sus, perché non lo so usare il salto di Boxy Boo. Secondo me la cosa che frega Boxy Boo è la musichetta, perché tu la senti da veramente 2 chilometri. Capito? Quella è un pochetto una cosa sus. Eccolo qua, prima vittima. Uno. Vedi, lei ha bassissimo range. È difficilissima, ragazzi. Boxy Boo è quella che sa usare veramente di meno. Sono sicuro che sa essere letale Boxy Boo. La trovo veramente difficile da usare. Ok, questo è morto. Buttiamolo qua. Cioè, i salti che fa sono fichissimi, però, boh, non lo so. Non so se rimanere in zona, perché sono solo in due. È difficile da usare Boxy Boo. Secondo me il trucco è che li devo acciuffare in un istante e poi fare e lo ammazzo, capito? Mamma mia, la sensibilità del mouse! Guardate il mouse! Ma che è successo al mouse? No, devo abbassare la sensibilità del mouse dopo sta partita, ragazzi. Ci ha provato Porello, dai. Però, ripeto, Boxy Boo è difficile. Questa, diciamo, era di riscaldamento. Ho un sacco di ticket oggi. Ho 2000 ticket, attenzione, potremmo comprare qualcosa di pazzesco, incredibile, assurdo. Io devo abbassarlo un po', ragazzi. Com'è possibile questa cosa? Boh, forse si è aggiornato e mi aveva spostato la cosa. Ok, torniamo con Boxy Boo. Oh, non lo dovevo dire che dovevo registrare due video, ragazzi, Mi mancheranno questi momenti di attesa, ragazzi. Io non so quanto avrete visto di questo video. Io ho fatto la intro e una partita da 2 minuti. Io sto registrando già da quasi un quarto d'ora e passa.
Come definiresti la tua esperienza con Project Playtime? L'attesa. Recensione Project Playtime. Due punti a capo, l'attesa. Miracolo del godo, ragazzi. Sono 25 minuti di registrazione. Che sto aspettando? Miracolo, una trova di 7 su 7. Ora saranno i più grandi schillati nella storia di Project Playtime. Ho pure messo la tastiera più in basso. Oggi, ragazzi, sono scomodo. C'ho il cuscino messo male. Oh, sto tutto messo male. Oh, attenzione. 7 su 7. Pure la sedia è messa male. Oggi tutto è messo male, ragazzi. Oggi un episodio un po' boxy boom, un po' così. Secondo me sono super forti questi. Non lo so, mi vanno bene chiunque, guardi. Mi va bene veramente chiunque. Sinceramente mi aspettavo di usare un altro personaggio magari con tutti questi giocatori sus, eh? Io ve lo dico. Vabbè, mi sono incastrato male. Vabbè, non fa niente. Doveva andare così, ragazzi. Oh, no. Abbiamo un simpaticone. Che gioia. Ok. Ragazzi, era dura, ve lo dico. Sarà dura, ragazzi miei. Allora, non so se la vinceremo mai questa, eh. Ve lo dico. Ok. Ok, questo pure è andato. Il range di Boxy Boo, ragazzi, è il motivo per il quale non mi fa impazzire. Io vi giuro, Boxy Boo non mi fa, non mi piace per niente. Purtroppo non ho metodi per trovarli, quindi sarà veramente dura. Ragazzi, lo sapete che capisco perché la usano in pochi, Boxy Boo? Cioè, il fatto che devi colpirli veramente mille volte è fastidioso assai, eh. Stanno a 2 su 6, non stanno messi ancora troppo in vantaggio. Ok, meno un altro. No, dai, era un piano perfetto. No, che peccato, era veramente un piano perfetto. Questo pure va qua. Ah, ragazzi, stiamo recuperando tantissimo, per adesso, eh. Sto cominciando a pensare come Boxy Boo, quindi sta funzionando. Continua a essere il personaggio che mi piace di meno, ve lo dico sinceramente. Cioè, è figo che puoi fare queste acrobazie susse, quello è figo, eh. Cioè, dovrei provare a fare questo, forse, chi lo sa. Quello scatto, ragazzi, il saltino susso non lo so usare, eh. Sicuramente gli stiamo mettendo un po' d'ansia. No, non lo farai. Aspetta che lo vedo questo, eh? Questo furbetto preso, mamma mia che godo. C'è speranza, eh? Stiamo facendo un recuperone assurdo, veramente, eh? Non so, finirà probabilmente in pareggio, ragazzi, questa. Presa. Ok. Vai, vai. Attenzione, eh? 4 su 6 però, eh? Ragazzi, scusate se sto un po' più in silenzio del solito, ma sto cercando di concentrarmi al massimo questa partita, quindi mancano 5 minuti, eh. Mi viene da ridere perché vi giuro, ero presissimo questa partita, ragazzi. Non so quanto mi avrò fatto vedere, però ero presissimo. Mannaggia! Guarda, è una degna conclusione di questo penultimo episodio. Questa disconnessione più canon di così in Project Playtime, soprattutto per come lo porto io, credo non ci sia niente. Era proprio l'apice della battaglia, perché loro mancavano, mi pare, un pezzo, due, e me ne mancavano due, avevano poca vita, e purtroppo è finita così. È tardissimo, devo registrare l'episodio sullo specialista. Non so quanto vi avevo fatto vedere questa partita, mi sono divertito sinceramente, ripeto. Poi magari cambierò la mia idea col tempo, ma sicuramente Boxy Boo è per me la più difficile in assoluto. Io, il suo range bassissimo e fastidiosissimo, il fatto che devi colpirli 6 volte quando con gli altri con 3 colpi li ammazzi è fastidiosissimo pure questo, e la sua abilità dello scatto io non la capisco. Boxy Boo per adesso è la più bocciata per quanto mi riguarda. Se voi siete bravissimi sono contento per voi, ma c'è un motivo se in PvP io non l'ho mai incontrato a Boxy Boo a parte una volta. Non lo so, ma poi è la mascotte di sto gioco, quindi dovrebbe essere la più forte, no? Quindi non lo so. Però Akiwaki e Mami Long Legs proprio on another level, proprio. E allora, secondo voi, ci vediamo prossimamente con l'ultimo episodio di Project Playtime che cerco di registrare adesso. Quindi, alla prossima!